Avete già provato? No, non abbiamo ancora. Ancora non abbiamo fatto. Cosa vi spinge a partecipare a questa selezione? Diciamo? Uno prova, uno perché piace il cinema, sì. Niente. Sì. Perché voglio dire, anche senza vivere insieme degli amici ci divertiamo. Ne abbiamo fatti anche altri insieme, poi ci occupiamo di teatro, che è un'altra cosa, però. Fate teatro già? Almeno io da un anno e qualcosa, lei forse. Facciamo un po' parte della scuola di teatro, spazio teatro, spazio Reggio Calabria. Quindi non di Cosenza, no, siete. Siamo venuti da Reggio, sì. Di proposito. E in fondo il cinema e il teatro si conciliano, no? Certo, sì, quello sì, sì. Anche perché si lavora sono meno. Sono esperienze comunque totalmente diverse, quello sì, anche. Beh, diciamo che il teatro presta anche del corpo, se vogliamo. Molto, anche. E quindi anche ti metti molto in discussione, già quando c'è davanti il pubblico, allora lì è la prova. Anche il cinema non è da meno, perché comunque lavorare davanti a una telecamera con dietro 30-20 persone che ti guardano non è facile nemmeno. Quindi in questo senso sono similari, anche se è diverso l'impatto, però il lavoro è comunque pesante. Ecco, come mai c'è una grande presenza, una grande partecipazione a questi provini, eppure non c'è in Italia, diciamo, una grande tradizione nelle aree periferiche per ciò che concerne il cinema, lo stesso teatro in calo, no? Questa è una carenza che dovrebbero invece curare i politici. Infatti, ma non è noi ci auguriamo che più presto vedano ma perché ce la prendiamo sempre con i politici che sono già scarsi di per sé? È un problema che riguarda la sociologia, no? Cosa fare? Molto, vabbè, l'istruzione. Beh, l'istruzione, però, sì. Però il cinema è anche sociologia. È una questione proprio antropologica, comunque il meridione arriva sempre dopo. Adesso perché arriva dopo? Arriva dopo perché ci si è concentrati da che storia, dal secondo dopoguerra, sempre mancano anche gli investitori, no? Ad esempio in America gli investitori c'è sempre questa, vabbè, si investe noi ci sulla molto cultura, rovinato, non cinema. Per tornare al discorso la falsa reputazione dei cosiddetti mafiosi, ci ha rovinato tantissimo, soprattutto in Calabria. Ma lei sta facendo non è così. Sta facendo un'intervista? Sì. Perché, per quale? Per Teleitalia e per YouTube. Così anche per vederla all'inizio. Sì. Forse tu devo andare io. Okay. Comunque è una questione anche di cattiva reputazione che si è avuta negli ultimi anni. L'avremo sempre. E forse adesso si stanno ricredendo un pochettino.